Se in un'azienda del Nord-Est con un fatturato di 300 milioni di euro lavorano 1.500 operai terroni, naturalmente, dei quali la metà assunti in nero e la restante metà al minimo salariale, l'azienda, tenuto conto che evade totalmente le tasse, ma spende il 15% del fatturato in tangenti, il 12% in spionaggio aziendale e il 28% in attentati e ricatti per raggiungere il profitto annuo stabilito del 3.000%, quanti dipendenti dovrà licenziare? Quanti torturare e quanti fucilare?